telespettatori, buongiorno da Franco Pitaniello dallo Stadio Romano di Grotta. Stiamo per assistere all'incontro valevole per la settima giornata del campionato di eccellenza, girone A. Ad affrontarsi saranno la Polisportiva Grotta e la Polisportiva Lio. Le chiacchiere partite in questo preciso istante, a dir poco. Nel frattempo c'è una spinta sul senatore, l'arbitro fa proseguire. Il signor Alfieri rimane a terra, proprio senatore. Riso, pallone a giro. Diciamo che forse su questo. Ancora Odierna. Cross al centro. Salva la difesa del Lione. Salta l'avversario, scatta il primo giallo. Il giocatore ammonito è il giocatore numero 3, Mustone. Calcia Diletta, ma piuttosto che calciare colpisce malissimo dal basso verso l'alto. Il pallone si impenna, va oltre addirittura il muro di recinzione, diciamo una classica meta. Ci arriva Ion Mazzo, tiene il pallone, cross al centro, palla che attraversa tutta l'area. Finisce il primo tempo con qualche secondo di ritardo, si vanno gli spogliatoi sullo 0-0, giù il gettone, via. Ancora Mustone, palla verso Sorriso, 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 va al tiro. Non c'era fuori gioco. Ion Mazzo si distende sulla fascia sinistra, scodella al centro, esce Vivace, stacca Sorriso, calcio di punizione, carica sul portiere secondo il signor Alfieri, la squadra di mister. Ancora in aria, questa volta è Caffaro a sprecare, impreca Sorriso, blocca in due tempi Palumbo, Apicella, parata decisiva di Vivace, pallone diretta in aria, palo, tiro di esterno, colpisce il palo, non era rimessa laterale, ancora in aria Alleruzzo, allarga verso Apicella sulla destra, pallone messo al centro, svincolato, rete, passa il Lioni con un tiro cross, la palla si impenna, finisce alle spalle di Vivace, cambia il risultato al 43esimo, è un'autorete, palla svincolata sul primo palo, finisce alle spalle di Vivace. Ancora 1-0. Finisce così l'incontro, il big match della giornata tra Grotta e Lioni. Vede la vittoria del Lioni per 1-0. Grazie.